il video su Boris Dio. Io credo che chiunque abbia anche soltanto vagamente intuito di che cosa sono fatti il cuore, lo spirito, l'anima di questo canale sappia che questo è un video molto molto particolare. Particolare perché è un video che doveva succedere, era solo una questione di tempo. E il motivo è molto semplice. Se hai visto giocare Boris Dio anche solo una partita nel corso di tutta la sua carriera, sicuramente ti ricordi di Boris Dio. Al contrario, però, se non l'hai visto giocare, è quasi impossibile che qualsiasi parola possa trasmetterti la filosofia di basket che c'era dietro al giocatore, ma prima ancora al personaggio Boris Dio. Per questo credo che il modo migliore per rendergli omaggio, il modo migliore per celebrarlo, sia quello di raccogliere tutte le storie, gli aneddoti, le curiosità che mi venivano in mente sullo stesso Boris Dio. Di solito quando si comincia a lavorare in questo modo, poi si arriva a un certo punto in cui c'è bisogno di andarsi a documentare. DVD, il web, una cassetta, un libro, qualsiasi cosa. Ma su Boris Dio, al contrario, devo dire, queste storie erano talmente tante che questo video sono subito diventati due video, quello di oggi e quello di domani. Una sorta di doppia top 10 o una top 20 dei fatti, delle storie, delle leggende più importanti che hanno reso Boris Dio Boris Dio. Numero 10. Una delle storie più famose che riguardano Boris Dio, una di quelle che ha contribuito a far nascere questa mitologia che lo riguarda da vicino e che è conosciuta poi in giro per tutto il mondo. Siamo ai primissimi anni di carriera, un allora giovanissimo Boris Dio sta scendendo le scale di mattina per andare in palestra, come ogni mattina, e ha in mano cappuccino, teniamola da parte la storia del cappuccino perché ci servirà a breve, e pantofole ai piedi. Scende le scale, arriva in palestra, si ritrova davanti al Vertec. Sapete cos'è il Vertec? Quel palo con le asticelle attaccate che il giocatore salta, tocca le asticelle e in base al numero di asticelle che fa girare si può ricavare subito quella che è l'elevazione, lo stacco da terra del giocatore. Lo sapete cos'è il Vertec? Quello lì. Ecco, Boris Dio si ritrova cappuccino, pantofole davanti al Vertec. Si domanda e chiede agli addetti ai lavori quale fosse il record stabilito fino a quel momento, record che apparteneva ai tempi ad Amari Stoudemire, appoggia il cappuccino, si toglie le pantofole e al primo tentativo salta e fa girare tutte le asticelle del Vertec. La gente sbigottita rimane a guardarlo, lui scende, riprende il cappuccino, infila le pantofole e se ne va. Numero 9. Una volta durante una trasferta con la squadra, durante il viaggio, Boris Dio si mette in testa l'idea di andare a calcolare quanti minuti di pallacanestro giocata ci vogliono per consumare le calorie acquisite bevendo una birra. Il risultato finale di questa ricerca scientifica, anche abbastanza sorprendente, è che una birra equivale circa a 28 minuti di pallacanestro giocata. E ovviamente Boris Dio si è subito sentito in dovere di precisare come il suo schieramento naturale, dovendo scegliere tra le due cose, fosse ovviamente dalla parte del team birra. Numero 8. Boris Dio è uno dei più grandi interpreti che la storia possa ricordare di questo meraviglioso gioco delle parti che è il teatro tra i giornalisti e gli addetti ai lavori della NBA.
Non poteva non essere così, perché ovviamente Boris Dio è il più grande discepolo che il maestro Greg Popovich abbia mai avuto. Un giorno, durante una conferenza stampa, un giornalista gli chiede: quali sono i valori aggiunti che Ettore Messina può portare ai San Antonio Spurs? Ettore Messina, che all'epoca era il nuovo vice allenatore dello stesso Popovich ai San Antonio Spurs. Boris Dio si ferma, ci pensa, si concentra e poi dice: sicuramente l'esperienza, la conoscenza del gioco del basket e la pizza. Sette ancora giornalisti, ancora Boris Dio, gli chiedono una volta il significato dei suoi numeri di maglia, dei numeri che ha scelto da indossare durante il corso di tutta la sua carriera. Ha indossato il 13, il 32, il 33 e il 3. Rispettivamente le risposte sono: il 13 perché era un numero tradizionale per la sua famiglia, il numero 32 perché era quello del suo idolo cestistico indiscusso, Magic Johnson, il 33 perché era il cap della sua abitazione a Bordeaux in quel momento e il numero 3 perché era l'unico rimasto disponibile in squadra. Numero 6. Il palmarès di Boris Dio recita: due campionati francesi, due coppe di Francia, un anello NBA, oro agli europei di Slovenia del 2013, eppure, se lo andate a cercare oggi, Boris Dio vive dentro una barca e fa l'attore protagonista di una web series dal titolo See the World, See inteso come Sea, mare, gioco di parole con See, vedere, in cui passa le giornate pescando e facendo avvistamento di delfini. La trovate su YouTube. Numero 5, anche questa una delle più famose circa Boris Dio. Ai tempi degli Spurs aveva nel proprio armadietto dello spogliatoio di San Antonio una macchinetta da caffè. E se andate indietro nella cronologia su Twitter all'incirca luglio 2016, trovate questo scambio di cinguettii fantastico tra Manu Ginobili e Boris Dio, in cui Manu chiede suggerimenti su una macchinetta da caffè da comprare e Boris Dio si mette ad elencare pregi e difetti di tutte le macchinette in commercio e finisce per consigliargli la Prodigio Silver della Nespresso. Si può dire Nespresso su YouTube? Credo di sì, Nespresso, sì. Numero 4. E veniamo finalmente a Greg Popovich, il Vittorio Feltri della NBA dei nostri giorni, che quando gli viene chiesto di Boris Dio accenna un sorriso e dice: Boris non è mai stato in forma. Eppure gli manca, perché ha anche ammesso che ora, alle cene di squadra con gli Spurs, non trova nessun giocatore che beve vino insieme a lui, come faceva invece Boris Dio. E lui ci prova a corromperli, ma nessuno molla, perché come Boris c'è solo Boris. Numero 3, siamo sul podio, ancora Greg Popovich. Racconta Boris Dio che in diverse occasioni, con partita a più 20, più 30, più 40 da parte degli Spurs, Greg Popovich lo richiamava a sé durante una pausa di gioco, l'abbracciava e gli diceva: Boris, ti lascio in campo anche se la partita è già vinta, perché così magari perdi qualche chilo. Numero 2, medaglia d'argento. Dopo l'ultima stagione di basket giocato per Boris Dio, si era detto tra sé e sé di guardare come sarebbe andata l'estate. L'estate è andata talmente tanto bene che Boris Dio ha poi deciso di ritirarsi e per sua stessa ammissione l'obiettivo di vita in questo momento è una vita in vacanza. Come Lodo Guenzi, lo stato sociale, la vecchia che balla, Boris Dio a Sanremo 2019. Numero 1, medaglia d'oro, Boris Dio durante l'ultimo anno di attività
accentrato il gettone numero 247. 247 partite giocate con la maglia della nazionale, ovviamente nazionale francese. E quella stessa sera, al termine della partita, ha annunciato il suo ritiro dalla nazionale. Questo perché 247 erano state le partite giocate in nazionale dalla mamma di Boris Diaw e per rispetto non ha mai voluto battere il suo record. E chiudiamo questa prima parte, il video di oggi, con un saluto molto speciale che mi è stato chiesto e che faccio con molto molto piacere a Matteo Calderoni, che è stato uno dei primi iscritti storici del canale, uno dei primi a credere veramente nel progetto di Campo Aperto. Lo saluto e lo ringrazio.